Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Squadra che vince. Oggi venerdì 23 settembre, meno due giorni a domenica 25, dove si voterà e si andrà alle urne, ricordiamo in una giornata unica, e si deciderà insomma chi ci rappresenterà all'interno del prossimo Parlamento con numeri ridotti. Tra l'altro, ricordiamo che i parlamentari saranno 600, 400 deputati e 200 senatori. Continuiamo ovviamente ad ospitare le persone fino all'ultimo istante, all'ultimo momento. Oggi con noi è venuta a trovarci l'onorevole Alessia Rotta, candidata al collegio plurinominale di Verona con il Partito Democratico. Grazie, grazie dell'invito. Benvenuta, onorevole. Allora, sono le ultime ore finali. Lei, tra l'altro, è in campagna, prima con le amministrative a Verona, poi con le politiche. Ha fatto un'estate piuttosto intensa. Sì, da aprile che siamo in campagna elettorale sostanzialmente, che però è anche un'occasione per parlare con tante persone, per confrontarsi, per ascoltare le istanze, per cercare di dare delle risposte, per cercare di restituire quello che è stato fatto in questi anni, quello che abbiamo fatto, cercato di fare in Parlamento con tutta la nostra squadra, diciamo. Quindi è un buon allenamento alla democrazia. Non era il momento di far cadere il governo Draghi, però. Decisamente no, il 20 luglio qualcuno si è preso questa responsabilità e drammaticamente chi si è preso questa responsabilità oggi sono quelli che chiedono uno scostamento di bilancio, sono quelli che chiedono di avere più soldi e risorse da spendere legittimamente, dico per il caro energia perché è un tema molto grave che però il Certo. governo Draghi aveva affrontato con 47 miliardi subito e poi altri 17 nell'ultimo decreto che abbiamo votato definitivamente questa settimana al Senato, quindi diciamo che delle risposte erano state messe in campo sicuramente, un governo che ha lavorato molto bene, tant'è che ha rispettato tutte le scadenze per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricordiamo 209 miliardi dall'Europa che una volta era matrigna e che oggi non lo è più, un governo che ci ha consentito di superare il Covid e di vaccinare milioni di persone nel nostro paese, riducendo quella che è stata una tragedia e quindi proteggendo anche il paese, ecco. Quindi credo che non fosse veramente il tempo, ma il tempo della responsabilità, che per qualcuno non c'è mai stato, è finito il 20 luglio perché sono prevalse gli istinti e le istanze dei partiti sul bene, secondo me, comune. A proposito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, qualcuno ha messo in dubbio l'efficacia, qualcuno ha sostenuto che insomma, bisogna in qualche modo rivederlo, in realtà anche il segretario Letta ha detto che il PNRR non si tocca. Io quando ho sentito anche Giorgia Meloni che ha parlato di pacchia è finita, ha detto con noi la pacchia sarà finita in Europa. Io non capisco di quale pacchia si tratti, se non che ricorderei che l'Italia, tra tutti i paesi europei, è il primo percettore Certo. per risorse, parliamo appunto di 209 miliardi, di cui il 37% per la transizione ecologica, che non è un vezzo da salotto, ma è una strada obbligata che noi abbiamo, lo vediamo con i costi dell'energia, se solo noi riuscissimo a convertire la maggior parte della nostra economia, del nostro riscaldamento, vedo che c'è appunto una pala eolica, e Certo. accelerare tutte queste risorse pulite, noi sicuramente diventeremo più autonomi dal punto di vista energetico e non ci sarebbero questi rincari. Allora, questo anche abbiamo fatto, mi permetto di dire, come Presidente della Commissione Ambiente degli ultimi 2 anni, abbiamo lavorato molto per la semplificazione, per ridurre i tempi, per aumentare la performance, nel nostro Stato. Voglio ricordare, perché i veronesi sanno bene che c'è la GSM AIM, che è la nostra azienda energetica di Verona, che da 7 anni attendeva le autorizzazioni per l'impianto, per il parco eolico sul Mugello, 7 anni di veti, di rimbalzi, 7 anni di attesa che non sono accettabili ovviamente per nessuna impresa. Grazie alle semplificazioni fatte dal nostro governo, vi vorrei dire, anche degli emendamenti del Partito Democratico, oggi le autorizzazioni possono essere rilasciate in 2 mesi, che significa che è possibile e poi soprattutto è stato sbloccato dal Consiglio dei Ministri proprio a luglio, dal Consiglio dei Ministri di Draghi, questo impianto che attendeva da 7 anni e quindi su questa strada noi dovremmo continuare. Anche perché, insomma, le bollette sia per famiglie che imprese
stanno arrivando, sono già arrivate con dei conti salatissimi, quindi il rischio anche di insomma una conseguenza a livello sociale molto negativa c'è ed è concreto. È per questo che qualcuno, io ricordo a giugno, che ci prendeva in giro perché c'era un bonus da 200 euro, che naturalmente non era l'unica misura presa. La nostra idea nella nostra campagna è anche quella di un bonus sociale per le piccole e medie imprese e per le famiglie meno, diciamo, con minore reddito, oltre al taglio degli oneri fiscali, oltre al credito di imposta per le imprese energivore e gasivore, oltre all'aggressione necessaria degli extra profitti, perché non è normale che aziende, magari anche partecipate allo Stato, guadagnino il 600% che lo paghino i cittadini. L'altro punto da aggredire, se ne parla, è quello dell'IVA, perché i cittadini giustamente certo. Dicono perché sulle bollette io pago ancora il 22% se poi è una partita di giro, perché lo Stato poi certo. Quelle risorse me le deve dare in un'altra forma. Quando si parla di IVA naturalmente bisogna ricordare che ci sono delle regole europee, già quella sul gas è il 4%, bisogna lavorare anche in quella direzione, bisogna lavorare appunto nella direzione delle rinnovabili, bisogna lavorare nella direzione dei rigassificatori, bisogna lavorare con gli altri paesi esteri che possano, diciamo, approvvigionarci il gas, che non siano solo la Russia, vista l'incertezza nella quale ci mette il vero e proprio ricatto economico che la Russia vuol fare a tutta l'Europa, che è uno dei mercati di riferimento per il gas russo. A proposito di Russia, fanno discutere un po' le parole del cavaliere Silvio Berlusconi, che nelle ultime ore, insomma, ha detto a porta su Rai 1 che Putin voleva in qualche modo instaurare un governo con delle persone capaci, insomma, ha travisato un po' il fatto che comunque, e non dimentichiamocelo, è stato un attacco armato, un attacco con la forza, un attacco che non è giustificabile e giustificato in alcun modo. Beh, forse diciamo pesa l'antica amicizia non mai ricusata, perché la vera faccia che mostra Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia è l'ambiguità rispetto all'azione di tutta l'Europa e di tutta l'Alleanza Atlantica di ferma condanna di quello che ha fatto Putin, che ha invaso uno Stato, che si era, è un popolo che si era autodeterminato e costituito appunto, che è l'Ucraina. Noi invece pensiamo che si debba proseguire con la politica dei dazi per indebolire anche economicamente la posizione di Putin, e si debba continuare, diciamo, in questa azione, perché è una grave responsabilità quella di Putin di avere rotto una pace che durava da 70 anni dalla seconda guerra mondiale. Le minacce che noi sentiamo, com'è possibile, le parole appunto di Berlusconi nulla hanno a che vedere con il messaggio diffuso da Putin rispetto all'evocazione, diciamo, dell'utilizzo dell'arma atomica. Credo sono risuonate durante il vertice dell'ONU, delle Nazioni Unite, quindi credo che non si possa certo parlare di un semplice passaggio come quello descritto da Berlusconi, cioè l'intendimento di avere un governo amico. Sappiamo che Putin piacciono i governi amici, lo sappiamo con Lukashenko, lo sappiamo come pensa di agire sui protettorati, gli ex, diciamo, paesi che componevano l'UE, RSS, e che oggi però si guardano bene dal voler finire sotto la sua influenza, tant'è che anche la Polonia, un paese anche per altri aspetti euroscettico tante volte, questa volta, diciamo, si è ben guardata dall'appoggio e con nettezza, diciamo, sta sostenendo la causa ucraina. E sui dazi all'interno della coalizione di centrodestra negli ultimi giorni non se n'è più parlato, però fino a qualche settimana fa Matteo Salvini e Giorgia Meloni avevano, diciamo, delle visioni leggermente diverse. Hanno delle visioni molto diverse su molti aspetti, una di queste è quella dei dazi, perché anche qui non è un mistero l'amicizia della Lega di Salvini nei confronti di Putin. Non c'è bisogno, come ha detto il presidente Draghi, di andare alla ricerca di carte o di documenti dell'intelligence americana per sapere quello che è la luce del sole, cioè dei rapporti stretti e mai, anche in questo caso, negati tra Putin e la Lega di Salvini, e quindi anche un po' la compiacenza, la bonomia con la quale, diciamo, trattano la questione sempre con il distinguo.
questa è una prima distinzione all'interno del centrodestra, ma c'è anche quella dello sforamento di bilancio. Salvini ha chiesto lo sforamento di bilancio, Giorgia Meloni 30 miliardi. Ecco, voglio dire, è un po' incredibile, perché questi 30 miliardi a me ricordano molto quello che è accaduto nel 2011. Quando Salvini dice che la prima cosa che farà è abolire la legge Fornero, dimentica però di dire perché è arrivato il governo Monti e perché è arrivata la Fornero, perché rischiavamo di fare la fine della Grecia. La Grecia esce oggi, in questo periodo, diciamo, dal commissariamento di 10 anni, lacrime e sangue, che noi per evitare abbiamo, diciamo, l'abbiamo evitato grazie al governo Monti e per riparare ai danni che quel governo presieduto da Berlusconi, ministra Giorgia Meloni, la Lega, l'altro partner di sempre, fecero lo spread, andare allo spread a 500, i conti in totale sregolatezza. E quindi, diciamo, per riattivare la memoria serve a far sì che la storia non si ripeta, e non si ripeta in questa direzione, perché volere 30 miliardi da un presidente del Consiglio e da un governo in scadenza, che peraltro si è responsabile di aver mandato a casa, mi pare, ecco, un po' tipo prendi i soldi e scappa. Giorgia Meloni, sua collega a Montecitorio, la vede pronta per un eventuale incarico di Presidente del Consiglio? Ma vincerà. Io l'augurio che faccio è che ci sia un governo politico. Naturalmente noi auspichiamo, come è accaduto a noi in passato, che eravamo dei grandi favoriti e poi con Bersani capofila non avvenne così. Speriamo che i sondaggi si ribaltino a nostro favore stavolta, quindi diciamo poi siamo prossimi al silenzio. Io non demonizzo quello che è, anzi siamo in democrazia e quindi i cittadini scelgono, sono chiamati a scegliere, con una legge elettorale che è pure discutibile, che quindi non fa esaltare la prossimità che noi rivendichiamo anche come candidati del territorio. Ma non demonizzo Giorgia Meloni. Credo che occorra appunto fare memoria di che cosa dal leader del suo partito ha fatto anche negli anni recenti, cioè non votando mai a favore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, né in Italia né in Europa, diciamo preferendo alla responsabilità collettiva per la gestione del Covid atteggiamenti filo Novax, poco propensi alla scienza, di protesta anche in un momento in cui invece il paese ci chiedeva tutt'altro e avrebbe richiesto tutt'altro. Quindi la mia contrarietà, la mia perplessità è sul merito e anche sul metodo, diciamo, attuato, e non credo in un ritorno del fascismo, non è questo il tema. Sono completamente in disaccordo sulle loro alleanze internazionali, guardo a, naturalmente, Orbán in Ungheria, che hanno difeso isolati Salvini e Meloni, guardo alla sua idea della società e quindi anche al ruolo della donna, perché sicuramente la nostra idea non è quella di Orbán, che pensa che per una società più florida le donne debbano stare a casa a badare ai figli. Penso che le società ricche siano quelle dove ci siano, naturalmente, le donne vengono messe in condizione di fare dei figli, dove i ruoli, diciamo, vengono compartecipati e dove soprattutto appunto le donne non debbano scegliere tra lavoro di cura e il proprio lavoro. D'altra parte, sono i dati europei, le società che crescono di più anche in Europa sono quelle in cui le donne lavorano di più. Quindi, insomma, sono dei temi distintivi molto molto importanti che spero, diciamo, possano far scegliere le persone in assoluta democrazia e libertà, e poi ci auguriamo soprattutto che le persone vadano a votare. Siamo verso la conclusione di questa chiacchierata. Partito Democratico che si gioca la leadership a livello individuale proprio con Fratelli d'Italia, Partito Democratico che però non è riuscito a costruire attorno a sé, diciamo, una coalizione. Insomma, il Movimento 5 Stelle ha preso la sua strada, è nato il cosiddetto terzo polo. Questo, immagino, dispiaccia, insomma, per non aver trovato una sintesi che favorirà probabilmente il centrodestra. A livello numerico parla. Ecco, quando si parla di modello Verona, noi ricordiamo che abbiamo compiuto una missione piuttosto impossible a Verona, sì. Città da sempre, diciamo, più orientata alla destra. E il modello Verona era proprio questo, che c'è stato il passo indietro rispetto a ognuno al proprio pezzettino di identità, magari senza smentire assolutamente nulla, certo. Ma la volontà di costruire in base
al minimo comune denominatore, non cercando di massimizzare ognuno la propria, la propria differenza rispetto all'altro. Ecco, questo sarebbe stato un atteggiamento saggio da parte di tutti. Dopodiché c'è chi si è sfilato da solo, penso al Movimento 5 Stelle, che ha fatto una scelta, quella di far cadere il governo Draghi proprio nella direzione di quel far prevalere l'egoismo e quindi del distinguo per tornaconto della propria lista, non guardando ad una legge elettorale che pure qualcuno dovrebbe conoscere molto bene, visto che magari l'ha scritta, penso a chi sta nel terzo polo, certo. E sa perfettamente che se il rischio del nostro paese era questo orientamento a destra, avremmo dovuto saggiamente correre tutti assieme, perché la legge elettorale, se noi, stando a sondaggi che oggi non possiamo discutere, insomma, la maggioranza potrebbe parlare chiaramente, ma se questo non va bene a questo, se c'è questo non ci sto, se c'è l'altro non ci sto, ecco che diventa poi difficile, vuol dire che si vuole favorire gli altri, e quindi in questo senso il voto utile. Bisogna premiare la coalizione e il partito, in questo caso noi siamo una coalizione comunque di centrosinistra, certo, progressista, che può avere più chance di competere con l'altro blocco che è unito, nonostante le frammentazioni. Concluderei con un commento sul cosiddetto terzo polo, visto che lei conosce molto bene sia Matteo Renzi che Carlo Calenda. Quanto è credibile questa proposta politica? Ma io penso che per molti versi siano valori che condividiamo. Allora, aver scelto la via della distinzione anziché la via della unione, abbiamo condiviso il sostegno al governo Draghi, condividiamo le idee sulla transizione, condividiamo il riformismo, ma proprio per questo è abbastanza, diciamo, grave oggi volersi distinguere anziché voler combattere una battaglia comune, che è quella che l'unica, certo, che ci può, diciamo, non dico salvare da scenari disastrosi, ma che può farci ottenere un risultato, ed il risultato sarebbe quello di non dare il governo del paese al centrodestra. Ringraziamo Alessia Rotta, in a bocca voi al lupo per il voto di viva domenica. Viva il lupo! E poi ci sarà modo forse di rilassarsi un po'. Speriamo. Intanto buon voto, diciamo, a tutti i veronesi, andate a votare soprattutto. Assolutamente sì. Facciamo vedere l'ultima immagine. Qualche settimana fa è venuto anche il segretario Letta qui a Verona, ha stretto la mano a Damiano Tommasi, c'era anche lei. Insomma, lo stesso Letta dice: prendo ispirazione da Tommasi. Questo penso che possa far piacere, visto che anche lei è stata fautrice di questo successo elettorale. Certo, che sono anche consigliera comunale di maggioranza e unica candidata dei suoi consiglieri comunali. Bocca al lupo ancora. Grazie a voi. Noi lasciamo spazio a un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Verona Eventi, il nuovo settimanale digitale e interattivo dedicato ai migliori eventi di Verona e provincia. Teatro, arte, musica, spettacolo, mostre, cinema, un calendario ricco di appuntamenti culturali on screen e fuori porta, disponibile gratuitamente ogni giovedì alle 18.30, a portata di click. Bentornati in studio. Dicevamo, ci stiamo avvicinando a questo appuntamento elettorale del 25 settembre, mancano soltanto 2 giorni e abbiamo questa sera ospiti le ultime 2 candidate nella seconda parte della puntata. Diamo subito il benvenuto a Maura Zambon, candidata con il Movimento 5 Stelle, benvenuta. Buonasera a tutti. E in collegamento da Venezia, Luana Zanella, candidata con Alleanza Verdi Sinistra, benvenuta. Buonasera a tutte e tutti. Eccoci qua. Allora, partiamo da un evento che c'è stato oggi a Verona e che ha visto la partecipazione anche di Maura. Mi riferisco al Fridays for Future. Qui abbiamo delle foto proprio scattate questa mattina a Verona. Per tante persone, tanti giovani, non come eravamo abituati qualche mese fa, qualche tempo fa, comunque una manifestazione significativa che arriva a poche ore dal voto e che insomma riaccende di nuovo l'attenzione nei confronti della politica da parte dei giovani, che vogliono un ambiente migliore, vogliono un ambiente più salubre, più sano, e su questo sia Movimento 5 Stelle che i Verdi in particolare sono impegnati da sempre. Partiamo da qui. Com'è andata stamattina?
Beh, la manifestazione non è stata imponente come al solito, però è comunque significativa, è significativa di una richiesta per un ambiente migliore, per una vita migliore, per uno stato di salute migliore dell'ambiente e anche delle persone, perché sono strettamente collegati tra loro. E il Movimento 5 Stelle ha dato sostegno e condivide tutti i principi, tutte le peculiarità che questi ragazzi vanno manifestando e alle loro richieste, anche perché nel DNA del Movimento 5 Stelle l'ambiente c'è sempre stato. E diciamo che la risposta della politica è ancora comunque insufficiente. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato un percorso e poi magari elenco qualche provvedimento che è stato preso, però l'attenzione è ancora scarsa, si tende sempre a rimandare, come se il momento del disastro non dovesse mai arrivare. E invece ci stiamo avvicinando, siamo usciti da una stagione pessima estiva, prima con una siccità che ha rovinato culture, giardini, parchi, piante secolari, e ci troviamo adesso in un momento in cui ci sono bombe d'acqua ovunque e tragedie in mani. Quindi l'ambiente non può più aspettare. Ci sono delle date ben certe che la scienza dice bisogna assolutamente rispettare. Il Movimento 5 Stelle nei suoi 4-5 anni di governo ha fatto diverse cose. Poi il percorso è stato un po' interrotto dalla pandemia, però il decreto clima è stato fatto. Sono stati stanziati 30 milioni di euro per la piantumazione, per il rinnovo della piantumazione e anche per la cura, perché dobbiamo dire semplicemente che non serve piantare un milione di alberi alla volta, bisogna aver cura di quelli che ci sono, perché hanno una chioma imponente maggiore degli altri, e dobbiamo dire che è anche la parte più onerosa curare gli alberi, le piantumazioni e i giardini. Il reimpianto invece, nel reimpianto bisogna favorire assolutamente le diversità, e in questo senso la diversità può essere spiegata con alberi d'alto fusto, cespugli, siepi, aiuole, perché questo favorisce anche l'inserimento della biodiversità, e la biodiversità è quella che salva i nostri parchi. Quindi non si può fare qualcosa di estemporaneo, qualcosa di succedaneo, che così. Bisogna mettersi in mano di persone esperte, e soprattutto le piante devono essere autoctone. Io non posso mettere una palma in un bosco a Verona. Poi è stato fatto il bonus mobilità, sono stati spesi 215 miliardi. E... milioni. 215 milioni, scusami, ma oggi sì, ultimo giorno mi si conceda. Certo. E per le città che sono sottoposte a infrazione europea, quindi per tutti i tipi di mobilità, Verona per esempio ha perso questa opportunità, perché un vecchio progetto del 92 aveva già ricevuto un finanziamento, altrimenti forse l'opera sarebbe stata migliore, più ampia e più completa. Vorrei sentire un attimo Zambon, anche Luana Zanella, perché per la coalizione Alleanza Verdi Sinistra il tema ambientale è assolutamente prioritario, quasi fondante, insomma. A braccetto. I Verdi nascono proprio in tempi non sospetti, tra l'altro, a sensibilizzare sul tema ambientale, inascoltati probabilmente per molto tempo. Ora i nodi vengono al pettine, Zanella. Sì, ha detto bene, inascoltati tipo Cassandre a lungo, però adesso la consapevolezza si è radicata ed è condivisa, anche se per esempio il Movimento 5 Stelle condivide tutta una serie di obiettivi, il cambiamento climatico che va contrastato, le energie rinnovabili che vanno sostenute, così via. Però bisogna dire che la differenza tra noi, che non siamo in Parlamento, e loro, è che loro hanno governato per 5 anni e avevano anche hanno una dotazione importantissima, perché il governo è ancora in carica,
attraverso il Ministero della Transizione Ecologica in mano ad un ministro, a mio giudizio, assolutamente inadatto, che si chiama Cingolani. Ecco, e quindi non è che bastino logicamente, ma sono sicura che Maura condivide, Maura Zambon, non basta certo un grande utilissimo progetto di piantumazione e nemmeno, ai noi, il importantissimo ovviamente la ristrutturazione del sistema trasportistico. È indispensabile avere un piano unitario e olistico, direi, secondo anche una tradizione di cultura ecologista, che per ora possiamo dire corrisponde al progetto PNRR. Ecco, all'interno del PNRR bisognava e bisognerebbe dare più impulso alla transizione ecologica e digitale che l'accompagna in senso preciso, quindi partire dalla mitigazione e dall'adattamento al cambiamento climatico dovuto al surriscaldamento del pianeta. Naturalmente questo presuppone un piano clima che non è stato aggiornato, non è stato aggiornato. E poi, non la voglio fare lunga, questi piani clima dovrebbero essere articolati a livello regionale e anche a livello provinciale e addirittura comunale, così come era previsto ed è previsto, e speriamo che riesca a realizzarlo velocemente, anche dalla nuova amministrazione comunale di Tomasi, che noi come Verdi e anche Sinistra abbiamo appoggiato. Senta, si parla anche di comunità energetiche, Zanella, potrebbero essere nel breve termine e nel breve tempo anche delle alternative, delle soluzioni al caro energia, perché insomma bisogna cercare strumenti in maniera rapida di fronte a quello che sta accadendo. Ha perfettamente ragione. Diciamo, per contrastare in maniera realistica, perché a me non piace fare slogan né parlare a vanvera, bisogna tenere prima di tutto basso il prezzo del gas, separare il conto energia da rinnovabile dal conto energia da gas. E per quanto riguarda le comunità energetiche, di cui c'è una normazione a livello nazionale, bisogna che vengano sbloccati decreti attuativi e che anche la legge regionale implementi, che è stata recentemente approvata tra l'altro. Però bisogna che vengano sbloccate tutte le normative vincolantissime per la realizzazione di queste comunità energetiche, che adesso insomma non sto a spiegare, ma non è neanche, certo, è abbastanza semplice in teoria, e soprattutto il collegamento e l'effettiva fruizione dello scambio energia prodotta, energia consumata attraverso la network, che invece presenta insomma dei problemi di realizzazione che vanno assolutamente risolti. Mi piacerebbe sapere anche il punto di vista di Zambon sulle comunità energetiche. Le comunità energetiche fanno parte della transizione ecologica e energetica. L'anno scorso il senatore Girotto le ha introdotte e le ha proposte come, diciamo, luoghi condivisi in cui si produce e si consuma energia, e giustamente, come diceva anche Luana, poi deve essere equiparata l'entrata e l'uscita dell'energia prodotta. E servono progetti virtuosi, però il problema fondamentale è che gli attori di questo sistema, che dovrebbero essere gli enti locali, i tecnici del settore, anche lo stesso istituto scolastico, un condominio, e i tecnici che devono poi espletare le pratiche ed eventualmente l'impianto, certo, sono un po' all'oscuro di questo. Cioè viene guardata un po' con scetticismo. È in realtà l'unica alternativa che noi abbiamo per passare velocemente dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, rifiutando il Movimento 5 Stelle l'energia nucleare.
abbiamo già detto di no con due referendum, io penso che l'Italia e gli italiani abbiano già espresso il loro parere. Quindi il modo più veloce per arrivare ad avere un'autonomia e sganciarsi anche dalla dipendenza con i paesi che ci forniscono oggi il gas sono le fonti rinnovabili, e con le comunità energetiche si può anche accelerare ulteriormente. Il problema è, c'è un altro e ulteriore problema che non viene sufficientemente pubblicizzato. La RAI e Enea non lanciano questo progetto, insomma, vengono fatte campagne per qualsiasi cosa. In un momento in cui le famiglie e le imprese hanno problemi economici rilevantissimi, di liquidità, io penso che una bella campagna di sensibilizzazione, una bella campagna di informazione anche alle persone poi addette a sviluppare questi progetti dovrebbe essere fatta. Poi c'è ARERA e MITE, che giustamente diceva il MITE, dovrebbero accelerare l'accesso agli incentivi, perché altrimenti si protrae nel tempo sempre la realizzazione di questo. Ci sono esattamente anche tempi burocratici molto lunghi. Sì, ma si possono accelerare in un momento di necessità, di emergenza. Ah, certo, certo. Perché diciamocelo chiaramente, non si possono elargire soldi senza portare innovazione e sviluppo per essere autonomi, per abbassare le bollette. Una comunità energetica, per esempio, di un condominio può contribuire notevolmente all'abbassamento delle bollette che poi i condomini si trovano a pagare. Così anche le scuole potrebbero farlo in modo autonomo. Un supermercato che ha un parcheggio fa le pensiline, fa le coperture, pannelli, rende autonoma la gestione. L'agricoltore lo stesso per le serre, il florivivaista. Manca una volontà politica chiara qui, secondo me, o no? Beh, siamo soltanto noi, cioè veramente Verdi e Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle giustamente lo metto in resta perché è stato l'unico che ha cominciato a metterci mano. E quindi Zanella, ci dobbiamo preoccupare anche per un'emergenza. No, io non voglio polemizzare perché parlo con una che non è al governo e con una invece che lo è da parecchi anni, insomma, e in Parlamento dal 2013. Comunque, senza polemizzare, ricordo a Maura che la nostra consigliera regionale Cristina Guarda è riuscita con un emendamento, è stata molto brava, a prevedere 160.000 euro per la pubblicizzazione delle comunità energetiche nel Veneto. Mi auguro che la regione quindi abbia l'accortezza di velocizzare questa misura molto importante, perché è vero, certo, bisognerebbe dal basso, insomma, esercitare una spinta. Io spero che i comuni e anche le imprese stesse, perché le imprese sono molto interessate a questo. Dobbiamo ricordare che sono ben 150 la potenza che è immobilizzata, no, ostaggio delle procedure burocratiche che non vengono accelerate, sono ben 50 gigawatt di energia rinnovabile che potrebbe essere in 3 anni resa effettiva. Sicuramente si potrebbe cominciare con 15, ma subito basterebbe approvare i progetti già accesi e invischiati da tutta una serie di lacci e lacciuoli. Pensate che anche per piccoli impianti, leggevo proprio recentemente in uno quotidiano vostro, non voglio fare pubblicità perché non so, non si preoccupi. Ecco, leggevo che un privato cittadino ci ha messo, era da 2 anni praticamente, pur avendo l'impianto già costruito sul proprio tetto, era da 2 anni che per tutta una serie di vicende non riusciva in realtà a usufruirne, e addirittura la beffa di dover pagare delle bollette altissime a causa notoriamente del rialzo del prezzo del gas. Quindi veramente
ci sono anche problemi dell'ordine, della produzione, dei prodotti delle, indispensabili per una realizzazione, per una qualità del prodotto, indispensabile per la realizzazione dei vari sistemi per l'energia rinnovabile, e lì il know-how italiano è perfetto, quindi sarebbe un'ulteriore espansione nella nostra regione in particolare dell'attività produttiva che è già interessante e presente. Un altro tema che vi accomuna in questo senso è l'attenzione nei confronti degli aspetti sociali che riguarda la nostra popolazione. Una popolazione che esce da 2 anni di Covid, quindi già molto provata, soprattutto per alcune fasce ritenute un po' più fragili, penso agli anziani, penso magari alle persone con disabilità. Zanella, immagino che siate preoccupati anche per l'autunno, l'inverno che sta per arrivare, che a fronte anche di questo rincaro del costo della vita provocherà delle conseguenze proprio in ambito sociale preoccupanti. Noi nel Veneto abbiamo una popolazione molto anziana, tra le percentuali più alte d'Italia, 200.000 non autosufficienti, un numero importante di persone con disabilità, quindi famiglie che se non prevedessero in loro stesse al fabbisogno delle necessità anche elementari dei loro familiari, non si potrebbe garantire un'assistenza degna di questo nome. Ecco, quindi le politiche sociali sono sicuramente, sia a livello nazionale che regionale e comunale, un asset indispensabile da rivisitare e da implementare con risorse adeguate. E noi proponiamo per esempio il riconoscimento dei caregivers, delle madri, dei padri, delle famiglie che accudiscono e suppliscono, come dicevo, al fabbisogno dei loro cari. Ecco, uno. Secondo, naturalmente bisogna che ci siano anche i servizi, ci siano le risorse per garantire finché si può la vita indipendente e alle persone con disabilità tutta la vita, ovviamente, e una grande, il massimo livello di autonomia, sia attraverso i servizi sia attraverso il conferimento diretto di risorse. E poi bisogna che ci sia una vera assistenza sociosanitaria che durante il periodo di Covid ha dimostrato di essere assolutamente carente, insufficiente, inadeguata, direi al di sotto di quello che è il livello di civiltà. Abbiamo visto le persone morire nelle RSA, che addirittura non si potevano nemmeno celebrare i funerali. Abbiamo visto come i medici di base, lo sappiamo anche per il discorso del numero chiuso alle università, che però non è stato risolto nemmeno quello. Ecco, la carenza, una generazione se ne va in pensione e non c'è la sostituzione, e poi anche la medicina di prossimità, perché le persone fragili hanno bisogno intanto di un vicinato accogliente, quindi anche quello, curare il vicinato è importante, e dopo di strutture sociosanitarie di vicinato e quindi anche ovviamente ospedali all'altezza, che siano pubblici preferibilmente, anche se io per carità non è che contesto la medicina convenzionata, però non può essere prevalente, capita? Deve essere veramente, esatto, complementare, non sostitutiva di quella pubblica. Certo, tornerei un attimo in studio per affrontare questi temi, sia il tema della sanità che Zanella ha introdotto, però prima una breve parentesi sul reddito di cittadinanza, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo strumento un cavallo di battaglia, lo stesso Conte adesso insomma rivendica l'efficacia, le altre forze politiche quasi tutte invece sono convinte che vada rivisto, perché sostengono che ci sono persone che ne abbiano approfittato. Ma questo è fuori di dubbio, come in tutte le cose l'italiano medio approfitta di situazioni che possono favorirlo.
Ma il reddito di cittadinanza è capitato in un momento in cui la posizione, diciamo, la possibilità di lavoro sia nel mondo giovanile che nel mondo degli adulti era alquanto altalenante, pericolosa, in equilibrio precario. Giovani disoccupati, persone che venivano licenziate, persone che poi venivano lasciate a casa dopo contratti a termine, cioè ci voleva qualcosa che potesse aiutare. A maggior ragione quando poi è subentrato il problema della pandemia, lì abbiamo avuto il blackout. Mia figlia stessa è stata lasciata a casa, salvo poi essere richiamata, per fortuna, ma a quanti altri giovani può essere capitato? Il reddito di cittadinanza è stato fondamentale, ha salvato più di 1 milione di famiglie dalla povertà assoluta, e quando si dice povertà assoluta si dice che non sanno e non sapevano cosa mettere a tavola per cena o per pranzo o come avrebbero fatto a pagare le bollette il giorno dopo, e non solo. Certo, se ci sono il 3, il 4% di persone che ne approfittano, pazienza, ma non vai a togliere un servizio di autobus perché ci sono due portoghesi che non pagano il biglietto. Fai pagare la multa o condanni quelli che... Servono maggiori controlli, sta dicendo. Sto dicendo che, diciamo così, chi doveva fare sul territorio determinate strutture che dovevano partire, i centri del lavoro, contattare, riferire, mettere, hanno mancato in molto. I soldi alle regioni sono stati dati, non c'è stata corrispondenza, ma poi, voglio dire, è un processo che è ancora in corso di avviamento. Ma anche ci fosse stata una frode di 2-3 milioni di euro, vogliamo metterne quanto c'è di evasione fiscale in Italia ogni anno, 130 miliardi, mi sembra che sia una finanziaria ricchissima con cui si potrebbe rifare il paese. Allora, le persone che possono approfittare ci sono in qualsiasi ambito. La percentuale è molto bassa. L'importante è stato essere accanto a chi ne aveva bisogno e a chi ne avrà bisogno. Ha portato il sistema sociale ad avere un attimo di respiro. Quindi sono cose fondamentali che secondo noi possono essere migliorate, però anche la regione si deve mettere nell'ordine di idee di attivare le cose che può fare. Veniamo al tema sanitario, perché il tempo corre via veloce. Anche qui, diceva Zanella, insomma, non può essere tutto in convenzione, tutto o comunque in maniera prevalente ai privati. Qui abbiamo trascurato troppo la sanità pubblica e durante il Covid l'abbiamo anche visto. Abbiamo tralasciato la sanità pubblica perché negli anni precedenti sono stati sottratti più di 37 miliardi alla sanità pubblica e costretto 46.000 medici a salpare verso la privata e altrettanti tra infermieri e paramedici. Allora, durante il Movimento 5 Stelle nel primo anno ha stanziato 13 miliardi, scusate. Nel PNR ne ha previsti altri 17. Perché va implementata e va riportata la struttura. L'imbuto di cui parlava Luana prima ha ragione, ma è stato tolto perché medici che dovevano accedere alla specializzazione non potevano farlo. Gli anziani andavano in pensione, c'è da rivedere poi quel famoso numero di 1500-1600 pazienti che, avendo una società prettamente con percentuali anziani, di persone anziane, è un onere che il medico di base non può più sostenere assolutamente. Il Movimento 5 Stelle, vista l'inadeguatezza della gestione, propone la revisione dell'articolo 5 della Costituzione. Perché se le regioni sono inadeguate a gestire la sanità pubblica, che deve essere pubblica e garantita secondo i dettami costituzionali, tu, regione, mi restituisci le deleghe e ridiscutiamo anche il rapporto tra pubblico e privato.
il privato subentrerà, secondo l'idea del Movimento 5 Stelle, nella misura in cui il pubblico non sia in grado di assolvere al 60% delle richieste delle utenze. Questo va contro un po' la richiesta di autonomia, no? Che per esempio la Lega rivendica da tempo, i partiti di centrodestra. La Lega lo sa perfettamente, la Lega l'hanno bocciata loro l'autonomia, perché non hanno voluto sottoscrivere i LEP, che sono i livelli essenziali, e quindi non si può fare una sanità. Il diritto mio che abito a Palermo e il diritto suo che abita a Verona è lo stesso, identico, di fronte alla Costituzione italiana e di fronte allo Stato italiano. Quindi i diritti minimi essenziali vanno garantiti. Siamo in conclusione, andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata. E si sono fermati lì. Abbiamo gli ultimi minuti, partiamo da Zanella per poi concludere di nuovo in studio con Maura Zambon. Sarebbero tanti i temi che potremmo trattare. C'è un'infinità di argomenti che il nuovo governo dovrà veramente affrontare di petto. C'è una Giorgia Meloni che potrebbe essere indicata come Presidente del Consiglio. Chiunque sarà, insomma, avrà una responsabilità. Qui ci si tocca il ferro. Ho toccato la croce. Dicevo, chiunque sarà al governo avrà una responsabilità enorme di fronte a quello che potrebbe capitare. Io lascio lo spazio magari per un appello finale, un auspicio anche da parte vostra per il voto che ci sarà domenica, e un appello al futuro governo che si formerà, centrodestra, centrosinistra, insomma lo vedremo dopo il voto. E partiamo da Luana Zanella. Beh, innanzitutto io ho tre punti. Il primo, cambiamento climatico, quindi adattamento e mitigazione di quelle che sono le conseguenze del surriscaldamento del pianeta, attraverso soprattutto un'iniziativa sul, come ho detto prima, sul piano energetico e quindi sulla riconversione in senso ecologico dell'economia e anche della società. Due, grandissimo problema di cui non abbiamo parlato, la guerra in Ucraina. Questo è sicuramente un nodo politico, di politica estera, e che andasse sul centrodestra avrei tante preoccupazioni, perché è del tutto evidente che all'interno, l'abbiamo sentito purtroppo ieri sera con Berlusconi Porta a Porta, all'interno di quella coalizione le idee non sono molto chiare, le alleanze, le simpatie per Putin altrettanto evidenti, e quindi io sono molto preoccupata. Terzo, il tema della libertà costituzionale e quindi a cascare anche soggettiva, civile, sociale, politica, perché quando mi si parla così con estrema superficialità, io credo, di riforma costituzionale in senso presidenzialista, sono molto preoccupata. Non credo sia certo questa l'emergenza e la necessità di base del nostro paese, e sono molto preoccupata per la deriva stile democratura che si è realizzata in altri paesi che tra l'altro sono anche vicini culturalmente, come cultura politica, a quello della candidata Meloni. Ecco, quindi questa grande preoccupazione. Terzo, le donne. Stiamo assistendo ad un movimento internazionale delle donne. In Iran rivendicano la loro libertà, anche in Russia si sta muovendo qualcosa di importante, cioè le donne che assieme ai compagni si ribellano rispetto a questa corsa insensata e dissennata alla guerra in Ucraina. Quindi ecco, noi, penso, questo a prescindere dal governo che ci sarà, io mi impegno per questi punti, perché credo che siano quelli fondamentali per il futuro del paese e per il benessere delle generazioni a venire.
È molto chiaro, grazie Luana Zanella, rimanga un attimo lì per i saluti finali, diamo lo stesso spazio anche a Maura Zambon per un auspicio. Io sarò molto sintetica, il mio auspicio venisse eletta sarebbe quello di poter intervenire sicuramente sull'ambiente, nel settore dell'istruzione per i giovani. Anche perché insegna, no? Ha insegnato. È in pensione. Penso che sia un comparto in cui si debba lavorare molto, non certo per riformare i programmi, ma per dare strutture adeguate, tecnologie adeguate, materie aggiuntive che possano essere di implementazione per la cultura dei ragazzi e renderli consapevoli delle loro capacità. Sicuramente mi potrei dedicare al tema della salute, perché salute e ambiente sono strettamente legati, e quindi sanità. Problema energetico, sanità, istruzione, poi mettiamoci lo sport, visto che lei è stata un'atleta. Lo sport rientra in uno stile di vita e rientra a pieno titolo nella tutela della salute per ogni fascia d'età, quindi sicuramente sì, però ecco, quello che io auspico è che le persone vadano a votare. Certo. L'altro giorno una signora mi ha detto, era disabile, con una figlia disabile a casa, io andrò a votare perché qualcuno, e si riferiva a Giuseppe Conte, in questo governo, pur nella sofferenza, ci ha dato un po' di dignità. Io mi sono sentita stringere il cuore, mi sono messa nella testa di queste persone che non sanno come fare. Sicuramente anche Luana prima toccava un tasto giusto, i caregiver devono essere facilitati, devono essere aiutati sul piano economico, sul piano delle strutture. E dirò di più, bisogna inserire l'ascensore obbligatorio nei condomini, perché ci sono disabili che sono chiusi dentro a vita. E non possono nemmeno muoversi. E allora ringraziamo e facciamo un in bocca al lupo a Luana Zanella, candidata Alleanza Verdi Sinistra, che si è collegata da Venezia con noi. In bocca al lupo per il voto di domenica. Grazie a voi. E in bocca al lupo anche a Maura Zambon, candidata con il Movimento 5 Stelle. Fierissima di esserlo. Buonasera a tutti. Grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo lunedì. Stata dedicata a questo punto all'analisi post voto. Sentiremo con ospiti in studio un po' come sarà andata, i primi commenti, le reazioni. Insomma, ci vediamo lunedì alla solita ora. Grazie per averci seguito.